Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, al suo primo anno, alla fiaccolata con la fascia tricolore come sindaco del capoluogo, un momento di ricordo e dolore, dice, ma anche di riflessione, affinché certe cose non accadano più. Dobbiamo dare un senso a tutto il dolore patito, a tutte le sofferenze subite, a tutte le lacrime versate, e l'elaborazione del lutto è un sentimento individuale. Il rito collettivo di questa sera serve non soltanto ad onorare la memoria delle vittime e di tutte le persone che hanno sofferto dal 6 aprile in poi, ma è soprattutto un elemento che serve per far crescere la comunità, per renderla più unita, per lanciare dei messaggi all'Italia, dei segnali e per creare le condizioni affinché questo territorio così debole sia messo in sicurezza, in cui si ragioni più spesso di prevenzione e soprattutto si creino le condizioni affinché calamità come la nostra non si verifichino più. Tra la folla ci ha confuso anche Angelo Borrelli, il numero uno della Protezione Civile, che ricorda i suoi 8 mesi all'Aquila nel doposisma. Beh, bisogna investire in prevenzione ovviamente strutturale. Adesso si sta facendo una ricostruzione in questi territori, una ricostruzione secondo quelle che sono le moderne tecniche di costruzione e anche in quella che è la pianificazione dell'azione di protezione civile per ridurre al massimo gli effetti del sisma e di questi eventi calamitosi che ogni tanto interessano il nostro territorio. Un sentimento di vicinanza, di dolore, perché quell'evento, così come gli eventi successivi, hanno segnato il nostro cuore, hanno segnato il cuore degli italiani e soprattutto il nostro, che siamo arrivati qui immediatamente dopo il sisma e che abbiamo vissuto personalmente. Ho vissuto qui per 8 mesi insieme con questa gente per alleviare le sofferenze di questo territorio.